Ciao, io sono Erika, insegnante certificata di Pilates e fondatrice di ericapilates.com. Insegno Pilates online alle donne che vogliono migliorare la percezione del proprio corpo e il rapporto che hanno con questo, oltre che ritagliarsi un piccolo spazio quotidiano per allenarsi a casa e restare in forma, ritrovando benessere di corpo, mente e spirito. Quello che stai ascoltando o vedendo è Donne Consapevoli, il podcast fatto dalle donne per le donne che vogliono migliorare la propria consapevolezza e la percezione che hanno del mondo e di se stesse. Oggi abbiamo come ospite Daniela, fondatrice di mangiaketoama.com e divulgatrice dello stile di vita keto. Con lei scopriremo il mondo della chetogenica, i suoi benefici e come iniziare se sei incuriosita. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi. Ciao Daniela, benvenuta a Donne Consapevoli. Sono felicissima di averti come ospite perché è un argomento che sta molto a cuore anche a me, la chetogenica. Ciao Erika, grazie soprattutto dell'invito e per l'opportunità di parlarne con altre donne. Allora, oggi parliamo per l'appunto di dieta chetogenica, uno stile di cui si sente molto parlare ultimamente, che è molto in voga, e quindi vorrei approfondire un po' di più con te questo argomento. Ma prima di entrare nel vivo del discorso, vorrei un po' capire chi era Daniela prima della chetogenica e che cos'è che ti ha affascinata di questo mondo, che ti ha conquistata e ti ha portato a decidere di abbracciare questo stile di vita. Allora, io sono una delle tantissime donne che ha avuto per una vita problemi con il proprio peso, ma forse più che con il proprio peso, con il proprio corpo e con se stessa. Quindi diciamo che dai 15 ai 30 anni, quando poi ho iniziato la chetogenica, sono passata da ogni dieta, ogni trattamento, ogni allenamento, sempre con la stessa dinamica. Quindi finché si segue la dieta, si segue quel regime, tutto funziona, nel momento in cui si interrompe, si torna, perché quello accade, no? Si torna alle vecchie abitudini, ovvero al motivo per cui poi si è arrivati a fare una dieta, tutto ricomincia e quindi si passa un po' una vita costante nello yo-yo. Quindi sicuramente c'era la necessità di andare a perdere qualche chilo, che era effettivamente un chilo in più a livello estetico, perché ero comunque già a normopeso. Ma da qualche anno soffrivo anche della sindrome del colon irritabile, che mi aveva praticamente paralizzata anche a livello sociale. Quindi, per caso, nel senso che stavo guardando e avevo già iniziato un percorso di crescita personale, sono arrivata a questo tipo di alimentazione, che comunque in America come stile di vita c'è già da quasi 10 anni. E mi ha affascinato perché sembrava veramente scardinare tutto ciò che sapevo sulla nutrizione fino a quel momento. Quindi era l'opposto di quello che avevo sentito, già solo il fatto che venivano valorizzati i grassi rispetto ai carboidrati già era strano. E soprattutto mi ha attratto molto il beneficio, quindi la serie di benefici in realtà che leggevo nei post. Io seguo da sempre profili stranieri più che italiani, proprio perché qua ancora non era ben presente. Quindi vedevo veramente, al di là dei dimagrimenti veramente assurdi, ma proprio per come stavano, non il fatto di non sentire mai la fame, di avere sempre energia, di essere fattibile. E quindi niente, da qui sono arrivata man mano a conoscerla, ci ho messo un po' prima di iniziare, nel senso che volevo informarmi bene, e poi sono partita. Wow, ma in famiglia tutti quanti seguite questo stile di vita? No. No, no, sto ancora litigando con i miei genitori, nel senso che appunto è difficile far capire quanto funzioni, nel senso che per loro togliere una pasta o togliere la frutta è una bestemmia di fatto. Quindi non cercano, mia mamma soprattutto ogni giorno cerca di dire dai, mangio un po' di riso, già mangio un po' di pasta. Dopo 3 anni direi che ancora non ci siamo arrivati. L'unico che ha un po' capito, ma non perché l'abbia costretto, ma proprio perché a forza di parlarne e di vedere probabilmente il risultato su come stavo io, ha iniziato anche lui, è stato mio marito. Quindi lui non è in chetogenica, non lo è mai stato, ma sicuramente in low carb, nel senso che ha dato un gran taglio a tanti, tanti tipi, tante fonti di carboidrati. E quindi spiegaci un po' meglio in cosa consiste la dieta chetogenica, perché ovviamente uno che dice niente carboidrati entra probabilmente nel panico perché la dieta italiana Esatto.
È tutta carboidrati. Esatto. Allora, la chetogenica è un'alimentazione che fa parte del gruppo delle diete low carb, quindi a basso appunto contenuto di carboidrati. Carboidrati che diciamo quelli a cui noi pensiamo normalmente, quindi appunto pane, pasta, quelli provenienti da fonti di grano, eccetera. Ma ci sono altri tipi di carboidrati che sono quelli un po' più sani e quelli sono considerati comunque ok per la chetogenica. Chetogenica, il nome arriva da chetosi, che è uno stato metabolico del tutto naturale che viene instaurato nel nostro corpo proprio nel momento in cui andiamo a ridurre i carboidrati. Ci sono delle c'è un falso mito che dicono che è una cosa forzata. In realtà no, perché addirittura pensa che i bambini nascono in uno stato di chetosi e anche le donne in gravidanza spesso vanno in chetosi. Ci andiamo anche noi, o meglio alcuni di noi, nel momento in cui digiuniamo. Quindi in realtà la chetosi è appunto quello stato naturale che ci ha permesso alla specie umana di evolversi negli anni e nei secoli. Senza di quella, cioè se il corpo non avesse questa capacità di comunque funzionare senza l'energia primaria che normalmente proviene dagli zuccheri, di fatto ci saremmo estinti già chissà quanto tempo fa. Quindi non è niente di forzato, è una cosa naturale che può essere indotta appunto nel caso di digiuno oppure semplicemente riducendo drasticamente i carboidrati. Di norma si parla di del 5-10% di carboidrati all'interno del rapporto calorico giornaliero. Altro falso mito è che è una dieta proteica, in realtà non è iperproteica perché è vero che non mangiando i primi piatti si può pensare di essere proteici, ma di fatto è una dieta lipidica, quindi le proteine in realtà sono moderate, soprattutto bisogna anche selezionare quelle buone e sono all'incirca tra il 15 e il 25%. Quindi poco di più di una dieta mediterranea di fatto. E quindi la maggioranza, diciamo, dell'apporto calorico giornaliero dovrebbe arrivare da fonti di grassi, che attenzione anche ai grassi, nel senso non sto parlando di patatine o fritti, quei grassi, sto parlando di grassi buoni, quindi parlo di olio di oliva, parlo di avocado, olio di cocco, frutta secca e semi. Quindi in questo modo, cioè mantenendo questo rapporto di macronutrienti, il corpo in modo molto naturale entra in uno stato di chetosi. Interessantissimo. E quindi la tua giornata tipo con l'alimentazione in cosa consiste? Perché sicuramente qualcuno se lo sta chiedendo. Dice, ma allora che te mangi? Guarda, in realtà è molto varia. Io tipo a colazione, la colazione più comune è il Bulletproof Coffee, che non è nient'altro che un espresso diluito con acqua calda, abbinato a dei grassi, quindi che quello originale è con un cucchiaio di burro e uno di olio MCT o olio di cocco. Il Bulletproof Coffee è efficace perché soprattutto all'inizio aiuta ad entrare in chetosi più velocemente perché è fatto solo di grassi. Quindi già parti con il primo passo della giornata che non ha carboidrati e che ti dà l'energia necessaria per andare avanti per tutta la mattina. Quindi diciamo che quello è quello più comune. Poi gli spuntini, metà mattina io mi sono abituata a non farli più, ma non perché me li vieto, ma perché non mi viene proprio fame. Quindi di solito prendo un caffè o una tisana. Se qualcuno avesse fame può per esempio mangiare delle nocciole o una manciata di frutta secca. A pranzo, per esempio, puoi mangiare del pesce condito con olio di oliva e ci si abbinano poi le verdure sempre condite, oppure delle insalatone, quindi a quel punto hai la verdura, l'insalata che ha pochissimi carboidrati e puoi veramente mangiarti anche la bustina intera se vuoi. Con del tonno piuttosto che metà avocado e dei semi, ad esempio. Poi faccio comunque lo snack a metà pomeriggio perché la finestra, diciamo, pranzo-cena è troppo lunga e sento fame, quindi accontento il mio corpo. In quel caso dipende, anche lì poi si può mangiare un pezzo di formaggio piuttosto che frutta secca, piuttosto che un po' di yogurt con della frutta secca. Oppure le coconut chips o un pezzetto di cioccolato con due noci e poi la cena bene o male è un po' come il pranzo, quindi si alternano le fonti proteiche, tipi di carne diversi, tipi di pesce diversi, le uova e sempre abbinate alle verdure e a una fonte di grassi. Quindi, ah, poi
pezzo finale della giornata è sempre il cioccolato fondente. Quello me lo tengo fisso, coccola giornaliera. Anche perché effettivamente di dolci non ne mangi in pratica. Ma in realtà non tutti i giorni, anche lì dipende dal periodo, proprio perché se comunque lo consideri uno stile di vita, segui un po' l'andamento del tuo corpo e delle tue emozioni, quindi banalmente in certi periodi del ciclo si ha in modo naturale voglia di dolci, anche se nella chetogenica fisicamente c'è meno richiamo allo zucchero, meno ne mangi meno c'è richiamo, ma di fatto mentalmente probabilmente ne hai bisogno. Quindi in quel caso non c'è problema, nel senso che ci sono dolci keto friendly che uno può mangiare, o anche sono banalmente al mattino, anziché fare il bulletproof, mi faccio una sorta di pancake velocissimo con un uovo, un cucchiaio di farina di mandorle, e poi magari ci spalmo sopra della, tipo adesso uso la crema vegan della Nutrea al cioccolato, che è simile Nutella, e un cucchiaino di quello e di fatto è un dolce. Chiaramente non sono dolci abbinabili ai classici che conosciamo, ma certo, il palato si adatta poi. Certo, quindi fondamentalmente non è tanto, allora io l'ho provata su me stessa e cerco il più possibile di abbracciare questo stile di vita, perché dopo che ho partorito volevo perdere i chili in eccesso, è stata una bomba, è stato incredibile l'effetto, non ero così in forma da penso 10 anni, mi erano spariti tutti i dolori articolari, tutto l'apparato gastrointestinale funzionava alla perfezione, poi per pigrizia, lo ammetto, per pigrizia l'ho abbandonata, ma ho anche capito che non riesco più a tornare indietro come prima. Esatto. Senti proprio la differenza tra quando esageri con dei carboidrati e quando invece riesci a integrare bene i grassi e bilanciare le proteine, i grassi e le verdure, i carboidrati in maniera più keto friendly, come dici tu. Esatto. Sì, penso che in realtà, cioè che poi il mio obiettivo è questo, no? Il mangio che tu ama, nel senso che non è tanto quello di essere talebani nella cultura, cioè io non sono della modalità filosofica o etica, se sei keto lo devi essere per sempre, se non sei sgarri allora di nuovo si rinnesca il senso di colpa, eccetera. È una scelta. E la cosa bella è che di fatto una rieducazione, quindi aumenta il tuo livello di consapevolezza, ma non solo del tuo corpo, perché comunque capisci effettivamente il discorso energetico della giornata, come sei un giorno rispetto a un altro, anche il fatto della fame, no? Se ti abbandoni comunque alla sensazione del corpo, capisci che ci sono giorni in cui hai bisogno di più e altri in cui hai bisogno di meno, semplicemente anche per un dispendio energetico o per appunto il flusso degli ormoni. E questi sono tutti strumenti che comunque ti vanno a rieducare, sia a livello nutritivo che a livello proprio tuo, personale, ed è il regalo che ti porti dietro e ti porti a casa, anche se si dovesse interrompere la chetogenica e si passa una low carb, c'è comunque una sensibilità al carboidrato diversa, perché dopo che si ritorna a mangiare lo si capisce che il livello di benessere è completamente diverso. Poi uno può scegliere di dire: io voglio mangiare la pizza e poi addormentarmi sul divano perché ho un blocco di apatia tremenda per cui posso solo che dormire. Però è una scelta consapevole. Certo. Decidi poi tu come vuoi vivere il resto della giornata. Quindi è, come hai detto tu, proprio una scelta di consapevolezza di se stessa, è un percorso in pratica, esatto, che fai all'interno di te. Quindi tutto quello che può comportare il mangiare la dieta tradizionale mediterranea, focacce, pasta, pizza, è una cosa in più che ti vuoi concedere, ma con la consapevolezza che non è l'alimento ideale per te, giusto? Per avere una costante energia. Sì, sì, nel senso che cioè, secondo me è sbagliato, poi chiaramente dipende, perché la chetogenica viene seguita per motivi diversi. È chiaro che un mio approccio non può funzionare per chi per chi deve stare in chetosi sempre, per un discorso di salute. Ma se lo prendi come stile di vita, io dico sempre anche a quelli che mi seguono i miei corsi, se ti fa star male di più evitarti e negarti un pezzo di focaccia perché sei al mare a Genova e ti vuoi mangiare la focaccia rispetto a tutto il resto, mangiati il tuo pezzo di focaccia con la consapevolezza che probabilmente avrai delle conseguenze proprio di umore, perché magari hai uno sbalzo insulinico, glicemico, o ti fa sentire stanca e ti fa venire sonnolenza.
Però a livello mentale ti sei tolta quello sfizio, l'importante è sempre il dopo, cioè è quello che fai all'80% del tempo. E ti assicuro che più si sta in chetogenica, cioè più si segue questa filosofia, questo modo di vita, e più è difficile fare da mattina a sera una giornata di carboidrati e il giorno dopo di nuovo. Cioè al massimo che fai un giorno e poi rientri. O il giorno dopo fai metà giornata sì, metà no. Cioè è difficile che torni proprio tanto a mangiare carboidrati. Di quel tipo, a meno che la fai per un breve periodo, quindi non hai abbastanza tempo di entrare nella logica e di cambiartela, perché poi siamo sempre lì un discorso anche di come la si approccia. Se si approccia di nuovo con l'atteggiamento da dieta, è chiaro che subentra il meccanismo che ti dicevo prima, quindi smetto la chetogenica, torno a ragionare come prima e quindi è esattamente come una qualsiasi altra dieta dimagrante. Certo. Prima mi hai incuriosita perché hai detto che in certi casi per questioni di salute è importante rimanere in chetosi. Quindi in quali casi è consigliata questo stile alimentare? Allora, appunto, come ti dicevo, ci sono diversi tipi di chetogenica e diversi motivi per cui ci si approccia alla chetogenica. Quindi diciamo che lo stile di vita, diciamo, autonomo, va bene nel momento in cui si ha uno stato di salute ottimale, uno. Due, ci si prende la responsabilità di apprendere la chetogenica completa e seria, perché qua c'è questo andazzo ultimamente che uno pensa di leggersi due righe, di saperla fare e non è così, e di continuare a conoscerla e metterla in pratica su di sé con la completa responsabilità. Poi ci sono i casi in cui è meglio farsi seguire perché si ha magari una patologia non necessariamente grave, però parlo di, per esempio, l'ovaio policistico, il caso di endometriosi, caso di fertilità, diabete di tipo 2, anche lì è abbastanza impegnativo, quindi è il caso di farsi seguire. Poi ci sono quelli più gravi, quindi parliamo di chetogenica testata anche per diabete di tipo 1, di Alzheimer, di cancro, stanno facendo tantissimi test sul cancro al cervello. Oh. E sì, Vabbè, stanno certo, perché anche. il cervello è fatto, si nutre di grassi e quindi, certo. Esatto, e poi è sempre un discorso, cioè la chetogenica funziona nel momento perché va a migliorare due delle componenti che creano poi tutte le patologie, che sono l'insulinoresistenza e infiammazioni. L'infiammazioni, la prima causa è l'eccesso consumo di zuccheri, perché anche qua bisogna anche evitare di rischiare da diventare grassofobici e carbofobici. La chetogenica non è essere carbofobici, è capire che ci sono dei carboidrati buoni e altri meno buoni, ma nei meno buoni lo sono se sono in eccesso. È chiaro che se vengono consumati una volta ogni tanto va benissimo, ma è l'eccesso di quei tipi di carboidrati che danneggia, crea infiammazione, infiammazione cronica crea poi patologie più o meno gravi, perché anche un colon irritabile, una gastrite, un'artrite sono comunque originarie da una infiammazione. Cioè, io a me mi sono detto una cosa che mi ha affascinato, cioè tutto ciò che finisce con ite di fatto è un'infiammazione, no? Anche la cistite, io ne soffrivo tantissimo insieme alla colite, con la chetogenica, cioè, mi è andata via, io non ho più avuto casi tranne ultimamente, ma per altri fattori, ma in 3 anni mi è capitato una volta prima, mi succedeva sempre. È vero, è vero. Io sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, adesso che ci penso, mi si è regolarizzato il ciclo, cosa che non era mai stata così nella mia Esatto. vita. Quindi Infatti. veramente potente, magari non si dà peso a questi effetti correlati all'alimentazione, ma in realtà influisce tantissimo. Sì. Però, siccome è una dieta che si basa molto sull'utilizzo dei grassi, potrebbe esserci anche l'ansia da chilocalorie o eccesso di grassi, e quindi com'è possibile rimettersi in forma in questo caso? Quindi come affrontare questa fobia dei grassi in pratica? Allora, fobia dei grassi, appunto, secondo me la prima cosa da considerare è che non rispetto a quanto magari ci hanno insegnato, il corpo può funzionare in due modi, di fatto, è come se siamo una macchina e decidiamo tra la benzina e il diesel, no?
uguale al nostro corpo, scegli una fonte energetica prevalentemente da zucchero e quella da grassi. Il problema è quando usiamo entrambe, quindi l'ingrassare, l'aumento di colesterolo, diabete, tutte quelle patologie sono quando c'è la combinazione eccessiva di entrambe, no? Cioè pensiamo ad un gelato, di fatto si ha un'alta concentrazione di zucchero insieme a un'alta concentrazione di grasso, quindi anche lì si capisce che è un alimento che potrebbe far ingrassare, ma se si sceglie una delle due fonti energetiche e chiaramente in determinate quantità è difficile che si ingrassi, così come quando ti fanno fare... quando la fonte primaria sono dei carboidrati, ti fanno fare un'ipocalorica per dimagrire, perché tenendo bassi i grassi, usi i carboidrati come fonte energetica, rimani entro un certo range di chilocalorie e dimagrisci. Al contrario, quando sei in una chetogenica, di fatto i grassi sono la tua energia, ma la cosa bella è che sono anche i grassi corporei la tua energia, quindi tu hai di fatto il grasso alimentare, il grasso corporeo e i chetoni che ti danno energia. Mm-hmm. E tutte queste tre cose devono essere bilanciate nel modo tale che se hai peso in eccesso, per prima venga utilizzato il grasso corporeo e poi il grasso alimentare, i chetoni poi vengono utilizzati per un discorso puramente energetico di fatto. Però è l'insieme delle due cose, quindi in realtà il discorso calorie in entrata e uscita un po' anche superato, cioè nella chetogenica è un discorso un po' diverso e tende anche a essere una dieta molto saziante e ti mantiene comunque livelli stabili di fame, dura la fame, veramente rimani sazia per tante ore, quindi difficilmente esageri con le calorie se veramente mangi quando hai bisogno e ti nutri della giusta quantità di grassi nei pasti. Poi si può ingrassare in chetogenica chiaramente, perché se non ci si ascolta, se si mangia quando non si ha fame, per semplice fatto magari perché è l'orario di mangiare, siamo abituati a mangiare, perché c'è fame nervosa e quindi si mangia, è chiaro che lì c'è un eccesso di grasso, per cui se non si è consapevoli si è appunto troppo sopra di calorie rispetto al dispendio energetico e quindi si ingrassa. Quindi sicuramente bisogna stare attenti, motivo ancora maggiore per spingersi a conoscerla bene la chetogenica prima di applicarla. Quindi sempre consapevolezza in tutto quello che facciamo. Nella tua pagina Instagram, nelle tue newsletter, tu promuovi spesso la collaborazione con Nutre, che è un'azienda che produce anche prodotti adatti alla chetogenica, giusto? Ma generalmente i prodotti, siccome ho sentito che hai nominato anche un olio che utilizzi nel Bulletproof Coffee, MCT. Ecco, che non è un ingrediente che si trova tipo al supermercato, quindi gli ingredienti un pochettino più particolari di solito, dove vai a trovarli? Allora, anche qua all'inizio ti viene da cercare l'impossibile, come ogni cosa parti con l'entusiasmo, quindi vuoi sperimentare cose nuove. Io nei primi mesi l'unico che avevo acquistato era appunto l'olio MCT, proprio perché se ne parlava all'inizio della chetogenica come utile anche per aumentare la quantità di chetoni, e quello io finora l'ho sempre trovato online, cioè banalmente su Amazon. Gli ultimi che ho comprato erano di Weight World, che c'è anche quello su Amazon o sul loro sito. La Nutre in realtà è entrata nella mia vita dopo un anno e mezzo di chetogenica, nel senso che io per un anno e mezzo non ho sentito il bisogno di andare ad acquistare altri prodotti, e questo lo voglio dire perché ci sono brand che fanno passare un po' il concetto che per seguire la chetogenica bisogna seguire e comprare dei prodotti già pronti, ma in realtà non è assolutamente così, perché la puoi fare benissimo con cibo che trovi al supermercato. I dolci o il pane lo puoi fare tu in casa con le cose che trovi al supermercato, quindi con delle uova, della farina di mandorle, farina di nocciole, se non la trovi banalmente compri le mandorle e le frulli. Quindi magari l'unica cosa, ecco, da acquistare sarebbe l'eritritolo, che è il dolcificante insieme alla stevia più utilizzato nella chetogenica. Quello, ecco, sono le due cose probabilmente che consiglio dall'inizio se non si vuole spendere soldi in altri prodotti. Quello che ho trovato utile nel caso della Nutre, e per altre persone potrebbe essere utile farlo dall'inizio, è quello di avere di alimenti che vanno un po' a alleggerire, a rendere un po' meno dieta e renderla più varia, la chetogenica nella vita di tutti i giorni. È molto valida
secondo me, perché comunque come rapporto qualità-prezzo è molto valida, e la lista ingredienti, perché anche qua non è solo un discorso di macronutrienti, ma anche di cosa c'è all'interno del prodotto, perché va bene, ci sono tanti prodotti keto, ad esempio, che hanno glutine, quindi magari va bene da un punto di vista di bilanciamento di macro, ma non vanno bene dal punto di vista di ingredienti. Mentre Nutre, diciamo, ho trovato un buon compromesso. Non in tutti i prodotti, perché anche lì alcuni sono un po' borderline, se guardiamo al 100% salute, eccetera, ma molto, molto validi, qualità-prezzo, rapporto macronutrienti, lista ingredienti e anche il gusto. Chiaramente siamo nell'ambito di prodotti low carb che non possono essere paragonati, cioè il pane di Nutre non può chiaramente sostenere un paragone col pane normale. Siamo nell'ambito di una low carb in cui non c'è glutine, quindi chiaramente non si può ottenere la pagnotta che ottieni solo con il glutine e con la farina. Certo. Però secondo me sono assolutamente molto, molto validi per il variare, ecco. Facendo quindi una carrellata, diciamo un riassuntone dei vantaggi della keto, quali sono? Allora, sicuramente aiuta nel dimagrimento, anche in casi di obesità è molto valida, quindi sicuramente è un dimagrimento, anche se ricordo che non è nata per essere una dieta dimagrante, ma è nata per migliorare la salute. Nello specifico è nata per migliorare l'epilissi infantile. Quindi l'aspetto dimagrante è stato scoperto solo dopo, anche se oggi è l'aspetto trainante. Sicuramente quindi quello, il fatto di migliorare la salute e il benessere, proprio per quello che ci siamo detti prima, perché va a ridurre il livello di infiammazioni nel corpo e stabilizza l'insulina. Quindi tutto ciò che è collegato adesso, vedi artrite, vedi coliti, vedi cistiti, vedi l'ovaio policistico, diabete di tipo 2, obesità grave, eccetera, vanno a migliorare. L'energia, che è sicuramente migliore e costante poi durante la giornata, sempre perché l'insulina resta costante. Il focus e la lucidità mentale, non so se tu, anche questa è una cosa che hai sperimentato, oh, sì. Cioè col fatto di non avere poi gli sbalzi glicemici, cioè, hai una concentrazione molto, molto più elevata, non ce n'è. E poi è un lato della keto che io conosco poco, perché non sono una sportiva per niente. Però so che anche a livello di prestazioni sportive è valida, viene utilizzata ad esempio nel bodybuilding in certe fasi e nel ciclismo, ad esempio. Però anche lì bisogna anche sempre poi chiaramente adeguarla anche al livello di attività fisica che si fa, perché è ovvio che c'è un dispendio energetico, c'è necessità di più forza, quindi in quel caso sicuramente deve essere leggermente adeguata e aggiustata rispetto a una persona che non fa attività fisica, comunque che la fa in modo blando. Certo. Quindi questi, diciamo che ti direi questi come benefici principali. Guarda, dal punto di vista sportivo io non sono una bodybuilder, chiaramente, però ho notato assolutamente che sono spariti i dolori articolari. Totalmente spariti, sparito i dolori da sovraccarico del lavoro, aumentata la resistenza, non ho più il fiatone, è aumentata anche la flessibilità. Da quando ho iniziato a fare più attenzione a quello che mangio, è stata incredibile la trasformazione, a una velocità, tra l'altro, che non avevo mai avuto nella mia vita, quindi veramente molto interessante. Concludiamo questa chiacchierata magari dando dei suggerimenti per chi vuole iniziare a farsi una cultura riguardante questo stile di vita. Ovviamente, prima di tutto dovete iniziare a seguire Daniela sia su Instagram, che pubblica ogni giorno cose super interessanti, che sul suo blog, sulla sua newsletter. E poi cosa bisogna fare per iniziare ad approcciarsi allo stile keto? Ma guarda, appunto, io sono un martello su questo, ed è appunto la conoscenza, ma non solo conoscenza, cosa sono i macro, quali sono gli alimenti, ma proprio cercare di capire, entrare un po' nei meccanismi e nello stile di vita generale, perché comunque chetogenica non è solo alimentazione, no? Se si approccia allo stile di vita è un po' anche quello che è un po' di biohiking, cioè è alimentazione, è movimento, che nel mio caso io sono più per un movimento piacevole e dolce, non come l'ennesima costrizione obbligo della giornata. È sonno, in questo caso anche il sonno nella chetogenica migliora se una chetogenica ben bilanciata, ad esempio.
è la gestione dello stress e anche il rapporto con se stesse, perché se si vogliono fare dei cambiamenti veri, non ci si può limitare chiaramente solo all'alimentazione, cioè il benessere è un po' a 360 gradi, quindi cercare di conoscere tutti gli aspetti della chetogenica se vogliamo fare la differenza. Una volta che si ha un panorama abbastanza chiaro, si può iniziare o seguendo dei menu già preimpostati, E tu ce l'hai sul tuo sito, giusto? esatto, sì, che lo potete trovare nel sito che è Keto Kickstart, e quello ti dà magari delle linee guida. Se invece sei super mega sul pezzo e ti senti pronta a farlo da sola, puoi iniziare a impostare tu i tuoi menu. L'importante è sempre quello di non smettere di conoscere e di sperimentare. Quindi man mano si conosce un pezzo in più, si sperimenta, se si vede che anche il corpo non reagisce nel modo corretto, bisogna chiaramente intervenire e chiedere, ecco, perché di nuovo la conoscenza della chetogenica in Italia è ancora un po' completa, cioè nel senso dello stile di vita è un po' frammentata. Abbiamo poi il lato nutrizionisti che la conoscono dal punto di vista terapeutico, quindi limitato qualche settimana, non come stile di vita, ed è spesso anche legato a prodotti o comunque a piani anche restrittivi e ipocalorici che fanno anche un po' perdere la voglia di mantenerla. E Anche poi c'è tutta perché la schiera. in realtà è molto appagante. Esatto, sì, però capisci che se mi vai a togliere il grasso perché vuoi stare in ipocalorica, a quel punto comincia a far la fame e quindi il discorso che ti dicevo prima io del non patisci la fame non sostiene, no? E io ne trovo veramente, cioè ricevo tantissime email di gente che mi dice ma io la fame la continuo a sentire, probabilmente perché siete in ipocalorica e non è detto che sia la soluzione giusta e attenzione perché non è neanche detto che sia quella dimagrante, perché io conosco persone che assumono 2000 calorie al giorno, donne, peso forma, e dimagriscono o mantengono il peso, quindi non è proprio vero che se sei in ipocalorica keto dimagrisci di più. E poi ecco quello che volevo, che uno dei motivi per cui per me è importante la conoscenza, ed è sempre stata importante, è perché secondo me è la porta per la libertà. Perché conoscere ti permette di valutare e prendere la distanza quando inevitabilmente vieni coinvolta anche un po' nel marketing del benessere, del fitness, no? Che non vuol dire non cedere, perché a volte magari quel tipo di prodotto ci può anche interessare, ma un conto farlo perché sono acchiappata dalla modalità, dal marketing che prende un mio bisogno, una mia debolezza, è un conto farlo conoscendo la chetogenica, dicendo ok, so che è una possibilità, ma non la prendo come pillola magica, è solo magari una curiosità. Cioè, la provo, mi va bene, non mi va bene. Però prima devi conoscere, perché se no l'oggettività nel decidere davanti alle proposte marketing manca. E E quindi sei ancora succube io sono nel meccanismo. assolutamente d'accordo. Rimani comunque succube della. E, è un po' come vuoi essere l'autista o vuoi farti trascinare, no? È ora di fare un po' i protagonisti della nostra vita e di non farci più trascinare in un argomento così importante come il nostro benessere. Brava. Io Dani ti ringrazio tanto, è stata proprio una bellissima chiacchierata e ovviamente lascerò i tuoi contatti per poterti seguire e spero ce ne saranno anche altri in futuro. Benissimo, grazie a te Erika. Grazie per aver guardato o ascoltato questa puntata. Spero vivamente che sia stata utile per te. Per non perderti le prossime puntate, iscriviti al mio canale YouTube o resta aggiornata su www.ericapilates.com. Noi ci vediamo alla prossima intervista.